tutti. Sono Antonietta Pierto. Come tutti sapete, è la mia prima esperienza in politica. Ho vissuto questo periodo di campagna elettorale in maniera intensa, mettendoci tempo, energie, ma soprattutto cuore e passione, perché questi per me sono gli elementi che nella vita possono fare la differenza. Ringrazio ciascuno di voi, in modo particolare quanti mi hanno accolta nelle loro case, mostrandomi stima e incoraggiamento per questa mia scelta. Qualcuno mi ha domandato: ma chi te l'ha fatto fare? E stasera colgo l'occasione per rispondere pubblicamente a questa domanda. Mi sono candidata perché vedo nella politica uno strumento che da un lato ci consente di interpretare i bisogni dei cittadini e dall'altro lato di offrire delle soluzioni adeguate. Il mio intento è mettermi al servizio della comunità, in primis come cittadina che ama il suo territorio e poi anche come professionista. Quindi metto a disposizione di tutti voi le mie conoscenze e le mie competenze, perché è importante garantire a tutti i cittadini i servizi minimi essenziali. È importante aiutare chi è in difficoltà, è importante promuovere l'inclusione, è importante combattere ogni forma di discriminazione. Molteplici e diverse sono le necessità di un paese. Il nostro è un programma articolato che tocca diversi punti, dalla cultura al sociale, all'urbanistica, all'economia, ma nel concreto, in questi giorni, il contatto con le famiglie reale ha fatto venire fuori dei problemi semplici, perché non chiedono tanto, chiedono di fare di più per i bambini, di fare di più per i giovani, ed è giusto, perché i nostri bambini e i nostri giovani meritano di più dalle istituzioni. Noi lavoreremo affinché il paese possa accogliere al meglio i più piccoli. Cercheremo di creare dei luoghi di incontro e di aggregazione, dove i più piccoli potranno trascorrere il loro tempo libero. Per quanto riguarda le nuove generazioni, sono loro che rappresentano il nostro futuro. Quindi è importante ascoltare i giovani, è importante sostenere i giovani nel percorso di crescita e di formazione. Victor Hugo dice: chi apre la porta di una scuola chiude quella di una prigione. La scuola non è soltanto un diritto e un dovere. La scuola è una vera e propria fortuna, perché ci consente di combattere l'ignoranza e divenire esseri pensanti. E pensare significa far valere le proprie scelte. Concludo ricordandovi che il vostro voto è importante e mi auguro che sarà un voto di stima e di fiducia. Grazie di cuore.